SMAO 2019, un'occasione per illustrare agli operatori di canale tutti i vostri servizi digitali, voce e connettività. Cosa portate in particolare quest'anno? Quest'anno abbiamo deciso di rendere omaggio prima di tutto a Leonardo da Vinci, perché come lui aveva innovato nel Rinascimento, noi siamo un operatore che cerca di operare nel Rinascimento digitale. E questo Rinascimento digitale ha bisogno di autostrade sempre più performanti ed è per questo che noi presentiamo a SMAO la nostra nuova offerta per quanto riguarda il gigabit. 1000 mega, una connettività mai vista prima, che può permettere veramente di realizzare delle attività molto performanti per le aziende e una maggiore velocità nella digitalizzazione. L'altro servizio che poi presentiamo è il cosiddetto business continuity. Cosa vuol dire? Quanto costa un'azienda oggi rimanere ferma per colpa della connettività? Noi cerchiamo di dare dei servizi proattivi affinché siamo noi stessi ad avvisare la clientela al momento in cui ha un down e facendo poi far andare su una tecnologia diversa, ad esempio una SIM LTE, la connettività, quindi non rimanendo mai fermi, quindi questo vuol dire continuità di servizio. Cosa rende unica l'offerta voi sul mercato e come aiutate i vostri partner a differenziarsi dagli altri operatori che operano nello stesso segmento? La nostra offerta è unica perché abbiamo tutti i servizi possibili e immaginabili per quanto riguarda l'ambiente TLC. Quindi prima parlavamo della fibra to the home, cioè la fibra che arriva direttamente all'edificio, ma abbiamo tutte le altre tipologie di connettività, la wireless, l'LTE, gli spazi cloud, quindi tutto ciò che può permettere ai nostri partner di crescere dando un servizio a 360 gradi ai loro clienti. Quindi loro sono i sarti, chiamiamoli così, informatici di telecomunicazione, che creano una soluzione per misura, su misura per i loro clienti, e quindi è un'offerta unica che sinceramente non riesco a vedere nell'altro panorama italiano. A settembre sono ripartiti i VoIP Days, appuntamenti territoriali estremamente importanti per VoIP Voice perché vi tengono in contatto con la community dei vostri partner. Come si strutturano, quali sono i temi affrontati e quali tappe saranno in calendario? VoIP Voice ha 400 partner su tutto il territorio. L'Italia non è una nazione, sono 20 nazioni differenti e quindi abbiamo deciso di andare proprio presso le varie regioni, abbiamo toccato tutte le regioni e in pratica siamo in perenne tour perché appena terminiamo le regioni poi a febbraio ricominceremo, quindi i prossimi appuntamenti sono in Toscana, in Sicilia, però veramente noi in maniera continuativa durante l'anno facciamo queste giornate che sono formative per cercare di spiegare come questo rinascimento digitale in qualche modo possa creare una grande opportunità per il nostro canale, ma soprattutto per i clienti a cui andiamo a dare i nostri servizi.